Matteo Donati, quest'oggi qua, la prima giornata del campionato di Serie A1, più in veste di capitano che di giocatore, innanzitutto come stai? No, sto bene, finalmente dopo 2 anni difficili con tanti problemi fisici, 3 operazioni, ho avuto tanti momenti con tanti pensieri e tante difficoltà. Ora sono contento per la prima giornata dopo 2 anni che sono di nuovo possibile, c'è possibilità da giocare, quindi sono contento e speriamo ora di riuscire a girare questa giornata che è partita un po' nel verso sbagliato. Abbiamo visto l'ultima volta in un match ufficiale circa un mese fa, sei stato costretto a ritiro contro Stefano Reitano, sei recuperato intanto da Sì, è quell'infortunio. stato, diciamo, un ritiro, non era un problema grosso, però era un po' di tempo che ci andava avanti, abbiamo deciso poi di vedere come andava, appena è peggiorato, ho smesso, però nel giro di 7-8 giorni ho iniziato, diciamo, una cura nuova e cose nuove e finalmente si vedono i risultati. Quindi, come hai trovato la squadra quest'anno? Dove pensi possa arrivare? Ma siamo una squadra molto affiatata, è cambiato uno dei due vivai, gli altri giocatori più o meno sono rimasti gli stessi, è venuto oggi Hanfman che c'era già anche altri anni, però c'è stato, diciamo, il suo esordio nella squadra. È un bel team, siamo uniti e sicuramente possiamo far bene. Quando pensi che ti potremmo rivedere in campo? Ma io ora domani già partirò per la Spagna dove farò un altro torneo e poi vediamo se nel weekend giocherò il campionato a squadra, se poi farò un altro torneo la settimana dopo, sempre in Spagna. Hai prefissato degli obiettivi? No, in questo momento l'anno è andato un po'. Avevo degli obiettivi, ma purtroppo c'è stato un po' di altalenanza tra lo star bene, aver problemi, non capire dove era il problema. Quindi abbiamo perso tanto tempo, ho giocato poche partite, quindi purtroppo non sono stati rispettati gli obiettivi. Adesso avrò una preparazione un po' più lunga, abbiamo deciso di prenderci più tempo per curare tutto al minimo dettaglio per poi il prossimo anno cercare di fare un'annata senza stop.